Ciao e benvenuto in questo nuovo video dove parleremo di obbligazioni ed in particolare se per noi investitori è preferibile investire in un singolo titolo obbligazionario oppure in un paniere di obbligazioni attraverso l'utilizzo, per esempio, di un ETF o di un fondo comune di investimento di tipo obbligazionario. Mi presento, sono Giancarlo Grego. E con il mio staff di Investing Club aiutiamo ogni giorno aziende e persone come te a migliorare e a rendere più efficace ed efficiente la gestione dei propri patrimoni e dei propri risparmi nel corso del tempo. Se sei interessato ad argomenti di questo tipo, seguici quotidianamente sul nostro canale Telegram oppure vieni a trovarci nel sito www.investinglab.it dove potrai trovare tutti i riferimenti che ti interessano. Ma torniamo ora all'argomento del video, ossia se conviene investire in un singolo titolo obbligazionario o piuttosto che in un paniere di titoli obbligazionari con un ETF o con un fondo, per esempio. Per farlo, direi che è essenziale partire dalla definizione di obbligazioni per poi vedere le caratteristiche che riguardano l'investimento di tipo obbligazionario. Un'obbligazione nient'altro è che un prestito che un ente o una società richiede a degli investitori, quindi al mercato, offrendo in cambio delle cedole, quindi una remunerazione sotto forma di cedola, oltre naturalmente al capitale alla scadenza determinata. Visto questo fondamentale aspetto e inquadrato che cos'è un'obbligazione, andiamo ora a vedere le principali caratteristiche che appartengono all'investimento di tipo obbligazionario. Il primo che mi sento di dover ricordare è la correlazione inversa che esiste tra il prezzo della nostra obbligazione e la variazione dei tassi di mercato. Cosa significa? È importante comprenderlo e quindi nella pratica andremo a ritrovare una situazione di questo tipo. Quando, come è accaduto fino al 2001, per oltre 30 anni, i tassi di interesse scendono, il prezzo della nostra obbligazione sale. Viceversa, quando i tassi di mercato crescono, il prezzo della nostra obbligazione scende. Questa è la correlazione inversa tra prezzo l'obbligazione e tassi di mercato, fondamentale da conoscere, anche perché va a braccetto con il primo dei quattro rischi collegati all'investimento in obbligazioni, che è il rischio tasso. Il rischio tasso nient'altro è che la sensibilità che il prezzo della nostra azione ha rispetto alla variazione dei tassi di mercato. Questo tipo di rischio è tanto maggiore quanto maggiore è la durata del nostro titolo obbligazionario, mentre sarà via via minore man mano che ci arriva verso scadenza per scomparire completamente nel momento in cui verrà rimborsato il titolo. Questo elemento è importantissimo, ribadisco perché, oltre a rappresentare per noi un potenziale rischio, se gestito e conosciuto può rappresentare un'ottima occasione per sovraperformare rispetto al rendimento nominale fissato dal titolo obbligazionario. Lo vedremo e lo approfondiremo questo tema magari in un altro video. Fammi sapere se ti può interessare. Il secondo rischio, che ricordiamo esistere nell'investimento obbligazionario, è il rischio emittente. Appunto, il rischio emittente è quel rischio legato al fatto di investire in una singola realtà, in una singola azienda, quindi avendo in possesso soltanto il debito emesso da un'azienda, chiaramente si rischia di più rispetto a possedere un ETF di tipo obbligazionario che chiaramente contiene migliaia di titoli obbligazionari al suo interno e quindi il nostro destino non è legato al singolo emittente. Attenzione che a supporto della selezione di scelta del singolo titolo ci sono i rating fissati dalle apposite agenzie che ci consentono di vedere qual è il voto dell'azienda e quindi determinare in via preliminare quale potrebbe essere il suo livello di solvibilità. Gli ultimi due sono il rischio cambio. Il rischio cambio è quel rischio che emerge evidentemente quando compriamo, acquistiamo, investiamo in valute differenti da quella di riferimento. Anche questo, nota importante, che vedremo successivamente in un video, in un altro video, è che oltre ad essere un rischio, come per il rischio tasso, può essere anche una grande opportunità, conoscendo il meccanismo di funzionamento delle obbligazioni e conoscendo in modo approfondito il mercato dei cambi e quindi il mercato valutario. Ultimo, ma non ultimo, il rischio liquidità, che è quel rischio che si presenta quando io ho necessità di vendere l'obbligazione prima della scadenza. Possono accadere due casi. Uno
Busso al mercato, se la mia obbligazione è molto liquida, non troverò problemi, quindi troverò sicuramente qualcuno disposto ad acquistare il mio titolo ad un prezzo conveniente per me. Diversamente, caso opposto, vale quando io busso al mercato, devo vendere la mia obbligazione di piccole dimensioni, che ha quindi poco mercato, pochi acquirenti nel mercato, e quindi questo si traduce in un aumento del differenziale denaro-lettera. E quindi se io ad esempio acquisto a 100 il mio titolo, domani devo venderlo per esigenze personali al mercato, busso al mercato e il primo acquirente che trovo me lo vuole pagare 95. Devo decidere lì se portare a casa 5 punti di performance persi, quindi se rinunciare a una performance o addirittura portare a casa una perdita, oppure tenere duro, stringere i denti e attendere che il titolo obbligazionario si avvicini alla scadenza o arrivi a scadenza. In questo caso il rischio di liquidità viene via via a scomparire. Altri due aspetti prima di vedere cosa per noi è più conveniente. I due aspetti che ci tenevo a sottolineare, ad evidenziare con voi sono: uno, l'aspetto dei costi, e due, l'aspetto della diversificazione degli investimenti. Sotto l'aspetto dei costi c'è da dire che acquistare un singolo titolo ha soltanto il costo di acquisto del titolo obbligazionario, mentre noi se andiamo ad acquistare un paniere di titoli, quindi un ETF o un fondo, allora dobbiamo subire sì il rischio, il costo di acquisto, ma non solo, avremo dei costi di gestione annuali e degli eventuali anche costi di performance. Tutte voci che vanno a ridurre il nostro potenziale guadagno dall'investimento di tipo obbligazionario. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento è la diversificazione. Se noi acquistiamo un paniere di obbligazioni, il concetto di diversificazione fondamentale è verificato. Perché? Perché deteniamo un paniere molto molto vasto di titoli. Diversamente, se andiamo invece ad acquistare un singolo titolo obbligazionario, allora noi veniamo meno al concetto di diversificazione. Perché? Perché il nostro futuro, come dicevamo anche all'inizio del video, è legato soltanto ad un emittente. Quindi se questo va in default, noi vediamo il nostro investimento sfumare con molta probabilità. Chiaro? Ecco, questi sono i vari aspetti che ci possono consentire di rispondere alla domanda: è meglio un singolo titolo obbligazionario oppure un paniere di obbligazioni? La risposta, come spesso ahimè accade in finanza, è dipende, e dipende da questi e anche da altri fattori, quali ad esempio quanto capitale ho disponibile per dedicare a questo tipo di investimenti, qual è il mio orizzonte temporale, qual è il mio profilo di rischio e così via. Quindi primo consiglio è sempre quello di approfondire prima di commettere degli errori che sono evitabili. Il secondo consiglio è quello di farsi affiancare da dei professionisti, avendo magari cura di sceglierli indipendenti, come potremmo ad esempio essere noi. Il video termina qui. Se ti va di approfondire questo oppure altri argomenti di tuo interesse, faccelo sapere qui sotto o scrivici direttamente attraverso la pagina contatti del nostro sito www.investinglab.it. Per oggi è tutto, ci rivediamo al prossimo video. Ciao!